Benvenuti a Rivarola di Simo 26, una città che è praticamente completa e molto molto bella, devo dire. Vediamo quindi com'è. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Simo mi ha dato un po' di informazioni su come voleva che questa città venisse su, quali erano i suoi obiettivi e di cosa è contento e cosa no. Quindi, andando a vedere la sua lista, i suoi obiettivi principali erano una città che funzionasse, e beh, direi che c'è, e voleva una città che superasse i 100.000 abitanti. 112.000. Ci siamo arrivati. Per cui vediamo nel dettaglio i luoghi migliori della città che mi ha detto di controllare e vediamo anche se c'è qualcosina che magari andava migliorato un po'. La prima cosa che mi ha detto di controllare è le due città principali, la parte qua grande, Rivarola, e questa città un pochino strana, stile europeo, che ha voluto chiamare Scacchiera Alpina. Allora, per quanto riguarda la città principale, devo dire che è molto carina, mista, con alcune sezioni con dei grattacieli, poi edifici mixed, una marea di mixed, onestamente, da quello che vedo, e poi di nuovo degli altri grattacieli qua dietro. È abbastanza carina come cosa. Abbiamo anche un po' di casette a schiera, abbiamo parcheggi, parchi, abbiamo un pochino di tutto. A livello di intersezioni siamo messi abbastanza bene, onestamente. Non pensavo che questa autostrada che entra direttamente in città di cattiveria così funzionasse, ma effettivamente funziona. Ha fatto un ottimo lavoro a gestire il traffico, quindi ottimo. Ora, una cosa che posso dire al momento è che il valore del terreno è completamente buggato. Quando l'ho aperta era 200.000 il valore del terreno e addirittura non c'era nemmeno del blu in tutta la mappa. Fatemi eliminare l'orario del giorno così lo vedete. Non c'era niente, la mappa era completamente bianca con 200.000. Quindi, aiuto. Siccome era talmente alto ovunque che si era buggato. Adesso si sta già riducendo perché sicuramente questa città è stata inviata prima della patch che sistema il valore del terreno, quindi meglio così, si sta sistemando, ma è veramente veramente alto il valore del terreno. In più questa visualizzazione ci può far vedere bene che ha utilizzato principalmente mixed zoning ovunque. Tutti i verdi praticamente sono dei mixed. Scelta originale, direi, ci sta. Stranamente riesce ad avere delle casette a bassa densità che non me lo aspettavo e non sono nemmeno abbandonate o buggate, sono tutte occupate queste casette, quindi complimenti ancora a Simo. Per quanto riguarda invece il resto, vi ripeto, gli ingressi alla città sono fatti abbastanza bene, anche se abbiamo un po' di bug principalmente del gioco da quello che vedo. Abbiamo numerosi ingressi da vari lati, quindi nulla di che. E poi abbiamo l'altra città che ha voluto chiamare Scacchiera Alpina. Questa è un po' strana perché adesso io se la guardassi dall'alto così, a me sembra un campo di lavoro, non una città. Se queste palazzine fossero tipo in stile sovietico invece che in stile europeo sarebbe veramente una qualche città di lavoro sovietica. Ma vabbè. Comunque questa, anche qua, comunque molto originale avere le casette così. Abbastanza inutile avere delle strade così grosse se stai usando solo Mixed. Bastavano farle larghe due, ma ci sta. Ora, una cosa che però noto qua, enormi problemi di traffico, per un motivo molto semplice. Questa intera città, che ha 15.000 abitanti, ha un singolo ingresso. Tecnicamente ne ha due, anzi nemmeno, perché questo non è collegato a niente. Ha letteralmente un singolo ingresso. Non c'è nessun collegamento pedonale tra quest'area e quest'area o quella laggiù e questa. Non ci sono treni, non c'è nulla. E il problema si vede perché 15.000 abitanti devono entrare da qua. E vedete che il traffico si sta già bloccando ovunque, letteralmente. Ora, lui mi ha detto che stava usando anche la mod che modifica i semafori. Purtroppo quella mod al momento non può funzionare con l'ultima patch, quindi
Non posso sfruttarla bene. Io non volevo modificare la città, ma vedete che questa qua è chiaramente da modificare come ingresso, da fornire anche un collegamento qua giù, eccetera. Sono tante cose da fare. Però, ripeto, questo è un city showcase, la città è praticamente funzionante e completa, quindi non vado a toccare altro. Poi, un'altra cosa che mi ha detto di controllare è questa isoletta turistica, che devo dire è molto carina. Abbiamo una sezione pedonale dove ci porta a edifici unici, stradine pedonali, parcheggi, altri edifici unici. Carina, completamente inutilizzata. Ora, io vado a vedere un attimo le linee di trasporto, ma qua bisognava andare a aggiungere degli autobus. Una linea autobus che porta fino all'intrattenimento, secondo me, sarebbe stata necessaria. A parte quello, però, comunque, carina, mi piace. Poi, un'altra cosa che mi ha detto di controllare è domande e tasse che dovrebbero essere corrette. Io, da quello che vedo, ha un po' di disponibilità di tutto, non c'è richiesta di alta densità perché il valore del terreno si sta abbassando a picco praticamente. Da 200.000 adesso siamo a 70.000, quindi ci sta. Per quanto riguarda tassazione e altre cose, è tutto abbastanza a posto. Non ci sono i soliti bug. Tassato il commerciale infinitamente. Non so bene perché, ma ci sta. Produzione negativo con tutto. Però finché la città va ed è ricca, a sto punto chi se frega, anche perché comunque c'ho 50 milioni di budget, quindi frega niente che debba comprare dall'esterno la produzione. Poi un'altra cosa che mi voleva chiedere era quanto è green la città. Non so bene cosa intenda con questo punto, immagino se c'è una quantità adeguata di alberi e parchi in città. E devo dire abbastanza di sì. Sono tanti parchetti che li abbia messi lui o che li abbia creati. Sono tante cose carine che devo dire anche qua molto belle. Non trovo sinceramente nulla da dire a riguardo. Dall'altra parte un pochino meno, perché abbiamo tutti i parchi da un lato, che poi neanche parchi, la maggior parte sono delle università eccetera, e non c'è niente in mezzo a questi. Magari l'ha fatto come esperimento, ma un parco in mezzo alle case è più importante che un parco intorno alle case, dal mio punto di vista. Poi, un'altra cosa da fare. I servizi e i trasporti, mi ha detto di darci un'occhiata perché stanno funzionando perfettamente. Quindi, taxi io li ignoro bellamente, lo sapete. Abbiamo 30.000 persone che usano gli autobus, 20.000 che usano i treni, praticamente 30.000 che usano le metro, molto bene. Quindi vedo che i servizi coprono più o meno le parti fondamentali della città. Ripeto, non portano l'area turistica, che la lascia vuota. Abbiamo autobus che portano qui all'altra parte della città, ma come ho detto, senza altri ingressi di autostrada, questa parte rimarrà praticamente permanentemente bloccata, anche se adesso si è un po' spicciata. Magari ci va un pochino più di fortuna. Però per il resto, devo dire, i trasporti sono attivi, ottimizzati, fanno quello che devono fare. Assolutamente non vedo problemi. Magari anche qui, se devo trovare una pecca, mi fai arrivare la ferrovia fin qua. A questo punto fammela salire un attimo e arrivare dentro la zona industriale in modo da portare i lavoratori lì. Stessa cosa per qua, come dicevo prima, arrivi con la ferrovia qua, fai una deviazione, portami un altro pezzo di ferrovia in questa città che altrimenti non verrà utilizzata. Ma per il resto, io direi che va tutto benissimo. Poi, i collegamenti autostradali e l'incrocio principale di Rivarola, immagino voglia sapere la mia opinione a riguardo. Allora, qui abbiamo alcune cose fatte bene, tipo questo incrocio trombetta che entra direttamente in città, senza incroci, molto bene. Questo, come dicevo prima, l'ha gestito con i semafori molto bene, riesce a gestire bene il traffico. Questo è un po' meh, questo. Perché? Perché ha i tram che passano in mezzo, che poi non mi sembra di aver visto tram.
Ah no, erano tram e non metro quando ho detto i 30.000 prima, pardon. Tram che attraversano la strada con un vicolo qua di fianco. Detto onestamente, io farei una cosa così. Faccio sparire queste casette. Così. E basta. E già questo ci va a risolvere buona parte dei problemi. Perché letteralmente queste auto non sono più fermate. Ora, lui ha tolto la curva a sinistra per queste auto, quindi possono solo andare dritte. E a questo punto, un altro piccolo suggerimento che posso dare, per un city showcase, quindi non vado qua a sistemare la città, è di mettere un asimmetrico. In questo modo, queste due corsie tirano dritto e non vanno a fare altro. E queste qua si connettono così e non vanno a fare altro. Così non c'è mai incrocio se non per quelli che devono curvare qua. E questo dovrebbe andare abbastanza bene. Se poi continuasse a diventare problematico, questo si fa passare sotto la strada ed entrare magari qua. E il problema già si è risolto. Ora, qua abbiamo magari un nodo che è un po' buggatino, quindi potremmo toglierlo, ma a parte quello il problema non ci tocca. Qua abbiamo autobus che fanno cose che non stanno né in cielo né in terra. Vabbè, comunque, capito il problema. Queste due stradine non dovrebbero star così. Per il resto, ottima l'idea di fare queste autostrade, con le rotonde eccetera che si connettono dai due lati. Io non ho capito questa sotterranea dove porta. Quindi, ah. Ok. C'è una rotonda sotterranea che porta in vari punti della città. Un po' irrealistica, ma mi piace molto come idea. Mi piace davvero tanto. Porta all'area industriale. Porta di qui, porta di là. E praticamente è un'intersezione. Questa qua io la chiamerei l'intersezione principale alla fine. Ci sta. Ci sta, devo dire, molto molto bene. Ottimo. Sì, qua come vi stavo dicendo blocca davvero tutto sta cosa. Qui abbiamo dei cambi corsia che anche lì... Qua magari potevo fare un segmentino in più. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Però diciamo che se si sistemano queste due cose all'ingresso qua va tutto bene. Poi ovviamente si possono fare anche dettagli, tipo, giusto per fare una cosa a caso, ripeto, non voglio star qui a sistemare le cose perché questo è un city showcase, quindi non siamo qui a criticare la città o altre cose, ma siamo letteralmente qui a ammirare il buon lavoro che ha fatto. Possiamo fare una cosa così, e questi entrano in città direttamente da sta via. Questo ci leva molta della gente che andrebbe dritto e poi destra, se c'è della gente che lo deve fare. Qua, scusate un attimo, andiamo ad utilizzare un attimo le mod Ciao Camion, insegnare agli angeli a bloccare le strade. Questo dovrebbe aiutare già un po' a ridurci il traffico. E magari, anche qui, altra piccolissima nota, non facciamo una riduzione 3-2-3. Lascia tutto 3 così, non importa. Addirittura magari lascia tutto 3 e questo rendilo un 4 per l'uscita. Però davvero, per il resto io non vedo assolutamente cose da modificare, ripeto. L'unico problema è il passaggio qua dei tram che vanno a bloccare tutto, che anzi neanche questi, poi sono bus, questi qua blu. Che non c'ha senso come cosa proprio, che vanno a bloccare tutto così. Poi tram io non ne ho visti sinceramente ancora arrivare di qua, ma vabbè. Per il resto, altri ingressi non ne ha. Ottimo, ha seguito le mie cose, mettere vari ingressi eccetera, però anche qui altro piccolo dettaglio, visto che comunque mi ha detto di controllare gli ingressi, sono tutti dalla stessa autostrada, è tutto proveniente da questa autostrada, non c'è un'altra autostrada che magari passa per le montagne e ci fa l'ingresso dall'altra parte eccetera. Questo vuol dire che se la città crescesse ancora, questa autostrada inizierebbe a essere piena, perché guardate, sta iniziando ad essere abbastanza trafficata. Poi devo dire, la simulazione a me gira benissimo, è praticamente perfetta la velocità, quindi anche qui un'altra dimostrazione è che la mia città tutora deve avere qualche problema, perché
questa mi gira al 100% della velocità, tuttora mi gira al 50% se non 30. Ma vabbè, dettagli. Ora, per quanto riguarda gli ingressi dalle altre parti, di qua l'ho già detto, manca l'ingresso. Ci vuole un ingresso da questa autostrada che è separata, ci vuole il collegamento col treno, ci vuole magari soltanto un'uscita semplice che vada qua senza fare un interscambio completo, eccetera. Però, ripeto, alla fine più o meno vedete che il traffico si è quasi svuotato, quasi. Rimane che è abbastanza fluido una volta che non c'è più traffico nella rotonda, per cui ci sta. Qua giù funziona abbastanza bene l'area industriale, devo dire. Soprattutto il fatto che ha un ingresso e un'uscita, quindi girano molto bene. Mi piace molto l'uso di tutte queste incroci a trombetta, che sono puliti, occupano poco spazio, eccetera. Quindi, fantastico. Qua immagino volesse collegarla a fine mappa e anche questo avrebbe ridotto un po' il traffico, ma vabbè. L'ha detto che non poteva più continuarlo perché il suo portatile non lo reggeva, per cui fermiamoci qui. Detto ciò, un'altra cosa che mi ha detto di dare un'occhiata è la gestione degli spazi, quindi immagino dove ha piazzato cosa. Campi coltivati eccetera vicino alla città mi piace, l'industria qua mi piace perché tanto butta fuori dalla mappa inquinamento, non va a toccare principalmente le case, quindi ottimo. Qui si posso comunque dare una nota: non abbiamo collegamenti tra l'area industriale e la città, noto solo ora. Cioè, aspettate un attimo. Queste sono tutte strade. Ah, ok, c'è soltanto il collegamento sotterraneo. Ecco, magari io farei collegamento alla città. Se c'erano dei collegamenti e li ha tolti per problemi di traffico, almeno fare dei collegamenti pedonali. Cioè, abbiamo la città letteralmente di fianco, diamo la possibilità a chi lavora letteralmente di fare questo. Dalla città di venire qua a piedi, così non devono prendere l'auto e far tutto il giro sotto. Diamone un po' tutto il segmento qua intorno, diamone magari un altro qua giù, tanto per dire. Andiamo a fare una cosa così, poi ci portiamo giù fino alla strada e questi sono tutti i collegamenti che ci vanno a ridurre il traffico. Per il resto direi che questa è piazzata abbastanza bene. L'isola mi piace, di nuovo manca il collegamento con i mezzi pubblici, ma per il resto va bene. Le casette piccole, la bassa densità, un pochino poco realistico. Cioè, realistico il fatto che siano fuori della città, poco realistico che c'è poca transizione. Mi spiego. Qua abbiamo grattacieli, casetta. Non ha molto senso. Qua invece ha più senso. Abbiamo grattacieli, uffici alti, grattacieli e palazzine, casetta schiera, cose. Ci sta. Se andiamo a guardare una linea, è letteralmente una diagonale che sale pian piano, ed è così che deve essere la città. Una diagonale che sale. Da questa parte non è una diagonale lenta, è una diagonale verticale, perché abbiamo bassa densità qua e poi grattacielo. Quindi questa è l'unica cosa sulla gestione dello spazio in questa parte della città. Per quanto riguarda questa qua, gestione degli spazi, ripeto, se è andato per lo stile che voleva fare questi blocchi qua di case, ok. Se invece li ha messi un po' a caso, io ci avrei messo dei parchi in mezzo, un'attrazione in mezzo, eccetera. Ma a vederlo ad occhio, a me sembra che lo abbia fatto apposta, metterle così. Quindi nulla da dire. Per questa industria, ci sta. Però di nuovo mancano dei collegamenti. Questa mi piace di più, questa è letteralmente credo la parte migliore, che va a sfruttare una piccola ansa così del fiume, va a sfruttare un pezzo di montagnetta, eccetera, e da riempita di casette. Secondo me questa è la parte più organica. Magari non è la più bella esteticamente, ma è la più realistica forse questa, quindi fantastica. Un po' meno realistico l'ingresso con l'autostrada, ma ci sta. Se proprio dovevamo trovare una nota, invece di farmi il 3 corsie che mi entra qua dentro, fammi un 2 corsie che mi entra qua dentro e il 3 me lo fai passare con la trombetta da questa parte. Per il resto non ci sono altre cose, la mappa è abbastanza montuosa, quindi aveva ancora spazio per riempire la vallata, ma in cima alle montagne c'è ben poco che possa fare, onestamente.
non so molto cosa possa fare. Ci ha messo anche il radar qua sopra, che ha gestito abbastanza bene la salita, nonostante tutto, nonostante non abbiamo gli strumenti per farlo. Quindi ottimo, non è andato su in verticale. Fantastico. Poi, un'altra cosa che vuole che controllo è la popolazione e l'anno in game. L'anno in game non so cosa voglia da me, 2026. Okay. Per quanto riguarda la popolazione, la maggior parte sono adulti lavoratori e ci sta, è la gestione normale del gioco. A questo punto do anche un'occhiata all'istruzione. Siamo un pochino in carenza in scuole elementari. Se non erro le ha già potenziate tutte, sì. Ce ne vogliono di più. So che a molti non piace aggiungere tante scuole elementari, ma raga, la mia città da 15.000 abitanti, di scuole elementari ne ha 5 o 6. Questa è da 115.000, ne dovrebbe avere 20, 30, se non di più. Quindi sono veramente poche. Il problema è che non abbiamo un edificio più piccolo, più compresso, magari più verticale, che tenga più studenti di questa. Però vedremo quando arriveranno gli asset o una qualche scuola aggiuntiva ufficialmente. Poi mi ha chiesto per il traffico come va. Il traffico, l'ho detto prima, va abbastanza bene. Le note dolenti sono l'ingresso qua giù, che adesso si è anche svuotato, però vedete che troppe auto da un singolo ingresso, non va bene. E l'altro problema è quello che vi dicevo qua, che tanti ingressi per la città, bene, ma vengono tutti dalla stessa strada e la strada si riempie. E infatti, guardate un po', questa autostrada è ora piena. Perché uno, è troppo piccola, è un'autostrada a due corsie. Dovrebbe essere almeno un'autostrada da tre. Quindi già solo che andiamo a far così, secondo me dovrebbe migliorare un po' la situazione. Poi questa qua giù è un 4 direttamente, quindi andiamo a fare una cosa così. Guardate, possiamo anche andare ad utilizzare Move It per andare a cambiare le cose qua come sono state messe. Sì, tanto per dire. E questo dovrebbe già aiutare un pochino di più. Per il resto, il traffico io direi che va più che bene. Ottima gestione delle strade, ottima hierarchy e tutto. Io non vedo problemi. Poi, la terraformazione intorno a scacchiera. Immagino che intenda queste scarpate verticali che abbiamo qua intorno. Non c'è molto modo di costruire in pendenza su Cities Skylines 2. L'unico modo di farlo è farlo con le casette a schiera piano piano. E quindi non vedo molto il problema, sinceramente va bene come ha fatto. Se proprio voleva fare qualcosa di diverso, tanto per dire, si poteva andare a addolcire un po'. Andare ad addolcire un po' così. Non tanto del tutto, perché ci sta che ci sia un po' di scarpata. Andare ad addolcire un po' così, fare qualcosina di un pochino più interessante, sicuramente si poteva fare. Qua mi piace molto che rimanga, ad esempio, a stile scogliera, così. Perché proprio sa di scavato nella roccia. Qua, un pochino più di addolcito. Visto che lo spazio c'è, si può fare. Cosa così. Poi magari si possono andare a inserire le strade, quelle che sapete che vengono su. Quando mettiamo... quando andiamo a mettere questo... potevamo usare questo tipo di strada, quei, per creare dei bordi un pochino più interessanti, eccetera, ma non vedo problemi. Sinceramente la terraformazione va benissimo. Poi mi ha detto, il quartiere Piazza dei Sopravvissuti al centro di Rivarola, di cui ha creato praticamente l'autodromo di Monza, ha detto. Non so molto qua... cosa devo guardare, sembra un quartierino normalissimo. Ok, cioè non c'è nulla da criticare onestamente. E vedete che comunque mettere quell'uscita qua ci ha levato completamente il traffico, eh? Vedete che è vuota adesso questa sezione. E anche qua ingrandire l'autostrada ci ha levato il traffico. Giusto per darvi qualche nota. Poi lo scalo merci voleva sapere se è venuto bene.
secondo me è venuto bene, non ci sono problemi. Ottima costruzione, è andato tutto piegato come deve. Qua abbiamo un'altra parte sotterranea che immagino sia sempre collegata qui, sì, per far l'uscita. Perfetto. Non c'è problema. E infine l'osservatorio di cui ne ho già parlato prima. Quindi io direi che è un'ottima città e mi piacerebbe sapere voi nei commenti cosa ne pensate. C'è qualche nota dolente, ma sono veramente minori e direi che la maggior parte della città è molto molto buona. È sicuramente un ottimo esempio per chi ha qualche ora sul gioco e vuole sapere come migliorare in fretta senza dover spendere 10 ore per fare un minimo quartierino. Questo è un ottimo esempio, direi, di città semplice ma efficace. Infine, come ultima cosa, Simo voleva sapere un voto sulla città da 0 a 10. Secondo me questa città è un bel 7,5. Grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo City Showcase.